Bentornati alla puntata numero 3 di Tra le righe. Siamo qui in compagnia dell'avvocato e scrittore Michele Navarra. Conosciamolo meglio attraverso una clip. Michele Navarra è nato il 22 settembre 1968 a Roma, dove vive e lavora come avvocato penalista da più di 20 anni. Il suo romanzo d'esordio, L'ultima occasione, uscito a novembre 2007, ha segnato la nascita del personaggio dell'avvocato Alessandro Gordiani, ed è andato in ristampa, dopo aver ottenuto diversi riconoscimenti, 9 volte in poco meno di 2 anni. Oggi, qui in studio, parliamo del terzo romanzo di Navarra, Una questione di principio, che ha sempre come protagonista l'avvocato Gordiani e si è classificato al primo posto nel 2011 nella sezione Romanzi inediti dell'importante premio letterario Città di Trieste, Festival del Cinema, Teatro e Letteratura. Una questione di principio è stato pubblicato nel 2013 da Giuffrè. Conosciamo insieme Michele Navarra. Il binomio diritto e letteratura vanta da sempre cultori illustri come Ugo Betti o il giudice Giancarlo De Cataldo. Ma in lei, che è avvocato di professione, com'è nato questo interesse per la letteratura? Ma la voglia di scrivere mi è, venuta circa una decina d'anni fa. Poi non si è immediatamente tradotta nella scrittura di un romanzo. Diciamo che l'idea è macerata un pochettino dentro di me, poi improvvisamente è venuto fuori questo primo romanzo. Anzi, se ti dovessi raccontare la genesi di questo romanzo, sarebbe anche abbastanza forse romantica come racconto. Il desiderio che avevo in quel momento era quello di vincere l'insofferenza che provavo per il mondo giudiziario in cui ero costretto a vivere e con cui ero costretto a confrontarmi ogni giorno, perché comunque il mondo del diritto e della giustizia, soprattutto della giustizia penale in Italia, è un mondo abbastanza complesso e anche molto difficile. Quindi le tante cose che io avrei voluto dire in tribunale, di cui avrei voluto parlare, di cui avrei voluto anche lamentarmi, magari sarebbe stato difficile farlo in prima persona davanti a un giudice, mentre invece in forma mediata, attraverso un avvocato di carta, in un romanzo, poteva essere una possibilità, un'evenienza, e così è venuto fuori questo primo romanzo. Inoltre mi era sempre piaciuto, avevo sempre avuto desiderio di far conoscere a quante più persone possibili che cosa fa veramente un avvocato in Italia. Una sorta di riabilitazione della figura dell'avvocato, che oggi come oggi è considerata una figura molto spesso grossolana, molto spesso non proprio nobile come invece era in passato, mentre invece volevo dimostrare che l'avvocato in Italia è ancora una figura nobile, che quindi le poche occasioni in cui poi viene dipinto in modo maldestro come un qualcosa di negativo sono appunto episodiche, e poi soprattutto anche il desiderio di far conoscere come veramente funziona la giustizia in Italia senza quella che io definisco fantascienza giudiziaria, a cui troppo spesso siamo abituati anche vedendo la televisione, una semplice fiction in televisione. In altre interviste lei rivendica l'importanza di una tradizione narrativa italiana centrata appunto su temi legali e giudiziari. Con i suoi 4 romanzi pensa di aver dato un contributo in questo senso? Ma più che altro lo spero, nel senso non so poi quantificare che tipo di contributo sia riuscito a dare. Sicuramente l'obiettivo era quello. Come ti dicevo prima, io volevo descrivere quello che fa veramente un avvocato in Italia, e questo è il contributo anche che io volevo dare scrivendo romanzi. Se noi ci limitiamo semplicemente alla letteratura anglosassone, che è quella più conosciuta, insomma anche gli ultimi autori, forse quelli più noti al grande pubblico come Scott Turow o John Grisham, sicuramente scrivono dei legal thriller appassionanti, bellissimi, che si leggono molto volentieri e da cui vengono tratti dei film che tutti quanti vediamo con grande interesse. Però rapportare quel tipo di realtà giudiziaria al nostro mondo è praticamente impossibile. Quindi quello che volevo fare era cercare di trasportare il processo italiano, che è bellissimo, che è molto avvincente, parlo ovviamente del processo penale, in un romanzo di ambientazione italiana. Ecco, in questo senso si può dire che rivendico una nostra tradizione. Cioè abbiamo già avuto autori sicuramente più noti di quanto posso essere io, come ad esempio Carofiglio, tanto per fare
un nome, che sono riusciti a dipingere un processo come in effetti si svolge un processo in Italia, senza bisogno di ricorrere a uno scimmiottamento, chiamiamolo così, della letteratura d'oltreoceano, dove alcune situazioni, se riportate all'interno del nostro contesto, secondo me farebbero anche abbastanza ridere o sorridere, insomma. Oggi è qui con noi uno studente, attore, Davide Colucci, che leggerà per noi un passo del libro. Sentiamo. Talvolta non riesco a capire se la vita che sto vivendo sia proprio quella che avrei voluto vivere. Ad essere sincero, non credo. O almeno non lo credo fino in fondo. In più di un'occasione mi sono ritrovato a condividere un antico detto danese, secondo cui troppe volte si finisce per vivere accanto a se stessi. Vive accanto a se stesso. Dicono nel paese di Amleto, quando vogliono indicare una persona che non è contenta di ciò che fa, dei suoi interessi, di chi lo circonda, delle strade intraprese. Magari nella vita siamo costretti a fare delle scelte per necessità, per convenzione, per viltà o per convenienza, che ci allontanano da ciò che avremmo voluto e forse potuto essere. Può capitare di sprecare il proprio talento facendo una cosa che non ci soddisfa fino in fondo, che non ci consente di provare quella tipica sensazione di appagante pienezza interiore che pervade coloro che riescono a stare bene con se stessi. In quei casi, il nostro vero io, che continua a vivere accanto a noi, ci guarda e ci rimprovera di averlo tradito, magari per quattro soldi, o per inseguire la chimera di un'esistenza tranquilla, sicura, al riparo da ogni possibile scossone emotivo. Ma sarà vero quello che dicono i danesi? Oppure il tarlo del dubbio, il cruccio di aver sbagliato le proprie scelte è tipico dell'essere umano, un vero e proprio marchio di fabbrica che siamo costretti a portarci dietro per tutta la vita, impresso in modo indelebile. Non so che dire. Se non che adesso ho paura. Paura di sbagliare. Paura di aver già sbagliato. Paura che a causa dei miei errori qualcun altro possa pagare conseguenze devastanti. Come abbiamo potuto ascoltare dalla lettura del brano, il suo avvocato Alessandro Gordiani si pone domande sul lavoro, sull'etica. Ecco, mi chiedevo, ma si potrebbe accostare a una figura, come dire, più intellettuale del commissario Ingravallo di Carlo Emilio Gadda? Beh, il paragone mi sembra veramente ingeneroso per Gadda, perché insomma accostare Alessandro Gordiani a un personaggio mitico della letteratura italiana come Ciccio Ingravallo mi sembra davvero così esagerato. Quello che volevo evidenziare io facendo un personaggio come Alessandro Gordiani e che forse dalla lettura del brano si è intravisto era proprio descrivere quello che è il rovello interiore di un avvocato che non ha mai la certezza di aver scelto i percorsi processuali più giusti, quindi si chiede in continuazione, o almeno dovrebbe farlo, se le scelte processuali che ha fatto, che ha compiuto, sono state corrette oppure se avrebbe potuto fare di più o di meno. Insomma, la paura di sbagliare o di aver sbagliato è una paura che generalmente accompagna l'avvocato durante tutto il suo mandato difensivo, anche perché contrariamente a quello che si può pensare, l'avvocato non sa mai o quasi mai se la persona che assiste è davvero innocente o è colpevole, ha detto la verità o ha detto una bugia. Proseguiamo allora ad ascoltare l'attore Davide Colucci per terminare la lettura. Mancavano ancora una ventina di minuti all'inizio dell'udienza e ancora non si vedeva nessuno. Davanti a quell'aula sbarrata non mi sentivo forte, non mi sentivo all'altezza della situazione. Avrei dovuto buttarmi tutto alle spalle. Una questione di principio. L'ennesima questione di principio che da sempre aveva scandito i momenti più importanti della mia vita.
personale e professionale. Mio padre mi ripeteva spesso: forti non si sembra, o si è o non si è. Avrei tanto bisogno di lui in questo momento. Il male l'ha portato via da me troppo presto. Ho ancora sete dei suoi occhi, della sua allegria. E meno male che sogno. Posso incontrarti così, perché è di te che ho più bisogno. Recita così una delle canzoni più belle che abbia mai ascoltato. Certe volte mi sento ancora un bambino spaventato, bisognoso d'essere preso per mano e condotto in un luogo sicuro, al riparo dal dolore, dalla sofferenza e dalla paura. Un luogo dove qualcuno mi dica: va tutto bene, ce la farai. Sul lavoro a volte devo fingere una forza che in realtà non ho, una sicurezza che in realtà non provo. Sono costretto a sembrare forte, pur non essendolo affatto, ma ne sono consapevole e questo mi aiuta. Faccio fatica però, tanta fatica. E sempre più spesso ho voglia di potermi finalmente riposare. A proposito della paura di sbagliare, abbiamo fatto un piccolo sondaggio e abbiamo preparato una clip. Vediamola insieme. Senti, ma tu hai mai avuto paura di sbagliare? Sì, certo, e penso anche che sbagliare è una cosa umana. Anche se poi penso che poi uno debba un po' ritornare alla propria autostima e cercare di non sbagliare, cioè chi riesce a superarla, chi meno, insomma. Bisogna buttarsi, quindi bisogna, oppure... Sì, bisogna buttarsi, certo, bisogna pensarci un attimo, però bisogna buttarci, cercare anche di credere in se stessi e andare avanti. Grazie. Prego. Tu hai mai avuto paura di sbagliare? Tutti i giorni, tutto il giorno, un po' in tutto. Trovarsi anche in un ambiente dove non ti senti adeguata o comunque la paura di sbagliare. Le opportunità che hai magari non sono mai quelle che vorresti e quindi hai paura di sbagliare. Come appare l'altra grande protagonista, che è Roma, nel suo romanzo? Roma non può essere né definita né descritta, può essere soltanto accennata. Ed è questo che io ho cercato di fare nei miei romanzi. Lo sfondo su Roma c'è sempre. Io sono romano, vivo a Roma da tanto tempo e penso che il sottofondo romano sia fondamentale in un romanzo ambientato a Roma. Però senza avere la pretesa e direi la presunzione di poterla descrivere. Perché se avessi ambientato i miei romanzi magari in una città più piccola avrei potuto cogliere meglio determinati aspetti. Su Roma è difficile, perché fare la descrizione del Colosseo o di San Pietro si rischia poi di diventare banali. Quindi ho scelto di mettere Roma sempre sullo sfondo, magari ogni tanto ricorrendo, cercando di non abusarne, a una frase dialettale, a una scivolata dialettale se vogliamo, proprio per inquadrare meglio l'ambiente romano. Il resto Roma, noi che ci viviamo la conosciamo, è una città caotica, frenetica e allo stesso tempo attendista, lenta, insomma contraddittoria in una parola. Abbiamo conosciuto l'autore attraverso il suo libro, adesso conosciamo l'autore. Cosa ne pensa lei della giustizia? Ma la giustizia è una parola gigantesca, un'entità intangibile. Quello che era un altro degli scopi che avevo scrivendo i romanzi era proprio cercare di far capire la differenza tra la giustizia e la legge. Perché la giustizia è qualcosa, diciamo, quasi di divino. La legge invece è qualcosa di molto umano, perché è il tentativo di trasporre in delle norme scritte da uomini quelli che sono dei concetti molto più elevati. Siccome però gli uomini sono molto imperfetti, c'è il rischio, anzi la maggior parte delle volte avviene, che il concetto di legge non corrisponda a quello di giustizia e che quindi applicare la legge non voglia automaticamente dire fare giustizia. Questa dicotomia tra legge e giustizia è un po' la vena di sottofondo in tutti i miei romanzi.
Prima di salutarci, avrei un'ultima domanda. Che cos'è per lei la libertà? La libertà è il bene più prezioso forse che abbiamo e ce ne rendiamo conto soltanto quando ci viene a mancare. Dobbiamo sempre difendere la libertà. Libertà molto spesso è un concetto che si intende riferito soltanto al carcere, quando ci viene tolta in quel senso. Ma la libertà, soprattutto in un paese democratico quale è o dovrebbe essere il nostro, è anche la possibilità di esprimere le proprie idee, di manifestare. Insomma, la libertà è un valore importantissimo che dovremmo cercare sempre di difendere. Ringraziamo il nostro autore, avvocato e scrittore Michele Navarra per essere stato qui con noi. Grazie a voi. E anche l'attore Davide Colucci per aver prestato la sua voce per le letture. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.